Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Siamo in pieno agosto, come sempre, in questo mese. Vedete buio, ma è pieno giorno, solo che fa caldo, quindi ho tirato giù la persiana per non far entrare il calore. E un po' di luce, vabbè, c'è, comunque. Oggi parliamo di profumi, i miei profumi estivi. Non sarà la descrizione nel dettaglio delle note, perché i profumi sono davvero tantissimi, vi faccio vedere cosa userò. La maggior parte sono profumi di Avon, altri sono profumi di alta profumeria, altri sono profumi di altre marche. Mi listeva sempre le solite, bene o male, le mie Erbolario, Bottega Verde e qualcos'altro. Quindi direi di partire subito, che sarà tipo un elenco, ecco, non mi soffermerò. Se poi volete informazioni più dettagliate, me lo chiedete nelle informazioni, nell'info box, vi rispondo o faccio un video a parte su alcune di queste fragranze. Allora, intanto vi mostro cosa indosso oggi. Oggi indosso make-up da questa palette di Catrice Stupenda, che ho messo tra i dimenticati dell'inizio del mese, nel secondo video di agosto praticamente. Ed è una palette stupenda, come vedete c'è questo duochrome che è celestino, un celestino ramato sugli occhi, poi transizione con questi due colori, profondità e questo qui transizione, piega. E questo è un trucco bellissimo, sul viso non ho nulla perché so che suderò a breve. Mentre sulle labbra ho questo bellissimo rossetto di Faberlic, questo qui che ha avuto un boom durante la pandemia perché è un rossettino matte, molto morbido, si fissa abbastanza, non è no transfer, l'ho provato prima, dovrebbe essere ancora insieme della boccuccia, ed è molto carino, sotto la mascherina comunque resisteva a lungo, ed è un facsimile di questo qui di Wycon, quindi sono molto molto simili, cambia giusto il colore, vedete, sembrano uguali ma non lo sono assolutamente, questo è un pochino più freddino, un po' più grigiastro, diciamo come rosino. Questo è bellissimo, infatti me lo metto nella pochette da portare via in giro quest'estate. Allora, partiamo subito con l'elenco. La maggior parte dei profumi, come vi ho detto, sono Avon, però sono profumi anche che non si trovano più. Quindi io partirei da queste chicche storiche e introvabili. Qual è l'utilità? Magari c'è qualcuna di voi che li possiede e li va a riscovare. O comunque si possono anche forse acquistare su Notino o su makeup.it dei profumi non più presenti in catalogo, oppure da qualche presentatrice che ce li ha in magazzino imballati, insomma, si possono trovare. Partirei subito da queste chicche. Io sto piena di profumi, rischio anche di far cadere profumi e palette qui, quindi piano piano li butterò sul divano, credo. Allora, partiamo subito dagli introvabili di Avon, profumi che non ci sono più. Partiamo innanzitutto da questa bombetta bellissima, questa qui sarà credo dell'estate del 2020, erano due, l'altra è identica però è rosa, questa è un pochino più fruttata credo, mentre l'altra è più floreale. All'acquisto mi ispirava, prima dell'acquisto mi ispirava più quella rosa, invece questa qui mi piace di più. La rosa è buona, però è più floreale, questa qui è più fruttata ed è infatti ci sono limoni, agrumi, fiori d'acqua, infatti note acquatiche. Per l'estate questo profumo è fantastico. Acqua Vibe Love More ed è un eau de toilette sicuramente da 100 ml, una bella bombetta, bellissimo il pack. Vedete, è quasi pieno, l'ho usato poco in questi anni, vorrei sfruttarlo tantissimo quest'estate, proprio come profumo di tutti i giorni. Vedrete quanti altri profumi da tutti i giorni, come se agosto fosse di 170 giorni. Comunque, questo qui è il profumo, il primo, note acquatiche, buonissimo. Purtroppo non si trova più, quindi vedremo se si potrà reperire da qualcuno. Vado con questi altri due, vi ricordate questi profumini come formato, dico, di Avon, da 15, 30 ml sono questi, ce ne erano tanti, ne uscivano tre per volta, tipo i primi tre nel 2015, estate, autunno 2015, primavera. Poi l'anno successivo altri tre, 2017 altri tre, finché poi si è stoppato la serie da tre e ne uscivano singolarmente ogni 2 anni, 3 anni. Questo qui credo sia l'ultimo uscito, Pure Ocean, o forse c'è l'Amber uscito per ultimo, che io però tengo per l'inverno, per l'autunno. Per l'estate tirerò fuori, vorrei veramente usare e finire, smaltire questi qua, questi proprio piccolini. Da borsetta sono ottimi, li usavo molto in viaggio quando viaggiavo un po' di più, ma anche brevi tratte, che ne so,
all'interno dell'Italia, da nord al centro, da centro al nord, da sud, vabbè, insomma. Questo qua è Pure Ocean, anche queste qui sono note acquatiche, c'è la farfallina qui per evitare che si schiacci il prodotto quando non viene usato. È molto buono Pure Ocean, anche queste qui note acquatiche, floreali, fruttate, buonissimo. E poi c'è questo qui che è quasi finito, l'ho usato abbastanza, fa parte di una serie da tre questo qui, forse la seconda, 2016, forse sì. Questo qui invece è Wild Bergamot, che sarebbe il dupe di Dolce & Gabbana Light Blue, o comunque lo ricorda molto, agrumato, fresco. Sì, lo ricorda molto. Questo odore di insetticida, come dice qualcuno del light blu, che o ami o odi. Io personalmente il light blu non lo amo molto, ve l'ho già detto. Poi vado avanti con altri profumini introvabili di Avon. Devo cercare. Ah, vado con questi tre che credo purtroppo non si trovino più. Questi qua fanno parte della linea Summer White, ossia questi due che vi mostro adesso sono non estivi per me, cioè si possono usare anche d'estate, belli freschi, però per me questo. Allora, il classico, diciamo, lo standard Summer White Sunrise dovrebbe essere, oppure era uno bianco con il tappo verde che non ho mai avuto. Comunque, questa qui, questa variante non è per me estiva ed è il dupe del Narciso Rodriguez. E poi c'era l'altro, questo qui, che è un po' più estivo, primaverile, Summer White Paradise, molto molto buono, però abbastanza leggera, non si sente tantissimo, comunque dura poco. Ma i tre dell'estate meravigliosi, credo siano usciti l'estate del 2021, credo, sono queste tre meraviglie. Già dai colori si vede che sono estate pura. Ispirati ai profumi delle isole tropicali, allora, e non solo, anche asiatiche. Allora, questo qui è il Summer White Bali. Buonissimo, buonissimo, molto dolce, più dolce di questi altri due. È buonissimo questo qui, veramente. Cioè, io se avessi solo questi tre, il mio intento era quello di utilizzare tutti e tre ad agosto, uno per settimana. Poi la quarta settimana o la prima o l'ultima ne avrei scelto un altro. Però sono talmente tanti profumi che ho che non posso. Comunque questi qua sono ottimi. Bali abbiamo. Qui abbiamo quello un pochino più, che mi sa di tipo carambola come frutto. Ed è questo qui, anche il colore. Ed è questo qui, Summer White Rio. Molto molto più caldo come profumazione. E poi questo forse è il mio preferito, Summer White Maldives, verde, buonissimo anche questo. Allora, il loro profumo è proprio di succhi di frutta esotici, sono ottimi questi profumi, se li avete riscovateli e utilizzateli perché sono veramente fantastici. Altri introvabili di Avon, questa qui è una chicca molto storica, forse di 10 anni fa o poco meno, 2016. Acqua, c'era acqua per lui e acqua, questo qui era per donna. Bellissima boccettina, bellissima, stupenda. Sicuramente se Debbie guarda questo video, Debbie di Torino, una signora molto bella, molto simpatica che io seguo, parla sempre di profumi, lei sa a chi mi riferisco, Debbie My Life. Sicuramente se lo ricorderà perché ho visto questo a lei e anche questo qui. Lei se ne acquistò tipo 3, 5, 6 anni fa di questo, ora ne parliamo. Allora, questo qui è acqua, boccetta stupenda, vedete ha diversi colori, richiama un po' profumi forse di Dolce & Gabbana o no, di Roberto Cavalli come pack. Come profumazione è fantastica, è acquatica ma è anche appena appena balsamica, ma proprio delicatamente balsamica. È stupendo questo profumo, mi dispiace anche utilizzarlo, l'ho usato molto la scorsa estate, però vedete sono arrivata neanche a metà. Era quasi pieno, l'ho usato parecchio e neanche metà, quindi rimarrà come reliquia e continuerò a utilizzarlo negli anni sicuramente. Stupendo, già solo da tenere esposto questo, bellissimo. Poi, tornando a questo qui, Energy Fusion, Debbie se ne comprò tipo 5-6 di questi qua, stupendo, purtroppo non si trova più anche questo. La nota di base credo sia violetta o comunque siamo lì, a base anche di prugna, molto fresco. Un po' acquatico anche questo, sto deodorando la stanza con tutti questi profumi. Se ce l'avete, questa è un'altra bombetta, un'altra chicca stupenda, utilizzatelo. Io li sto alternando in questi giorni. Altri profumi che non si trovano più in Avon, vediamo un po', c'è questa meraviglia qui proprio come installazione, anche questa. Questo si chiama Avon Free, è uscito, mi ricordo, nell'estate 2017, verso fine agosto è stato lanciato, bellissima questa boccettina. Si tiene questo sul posto, lì sul comodino, sulla mensola, nel bagno.
e si tira fuori così. Ricorda molto quelli di Bulgari. Come pack, questo non è prettamente estivo, però è molto frivolo, molto giocoso, abbastanza fresco, sì, non richiama proprio i frutti dell'estate, però io l'ho usato in estate quando è uscito all'epoca, 2017, ed è buonissimo, molto molto buono. Magari per la sera, più che per il giorno d'estate, questo è fantastico. E avevo anche, che stavo terminando, dovrei terminare, la versione spray da borsetta, comunque spray gas di questo Avon Free, bellissimo anche questo. Vediamo se non faccio danni. Allora, poi cos'altro c'è di introvabile? Un altro, purtroppo, no, dopo parliamo dei vari flanker, dopo ne parliamo dei flanker, dei profumi che ho di solito, i miei fantastici 4, ormai 5. Un altro profumo di Avon che non si trova tantissimo, non si trova più, credo sia proprio a questo qui, il Persil Sunshine. Questo qui è uscito. Vedete quanto l'ho utilizzato? Nell'estate del 2019, ricordo benissimo quel periodo, e l'ho utilizzato abbastanza. Questo anche molto solare, questo elegante solare, buonissimo, con questo liquido giallo, buono, ottimo. L'ho sfruttato tanto quell'estate, ma anche l'estate successiva, anche l'anno scorso, lo sfrutto tantissimo. Scusate, c'è una chiamata in corso. Fantastico, bello anche il pack. Peccato che anche questo qui diventi un po' acqua fresca dopo poco, non si sente più, ahimè. Quindi voglio sfruttarlo quest'estate, vediamo di terminarlo così faccio un po' di spazio. Molto molto bello. Poi cosa abbiamo più? Ecco, abbiamo questi altri qui della linea Artistic di Avon. Abbiamo i classici, no? Per chi conosce Avon, i classiconi, quello al patchouli, quello alla magnolia e quello all'iris, i primi tre usciti. Poi sono uscite edizioni limitate, in realtà sono tutti ormai introvabili, non li vende più Avon, non so perché purtroppo. Uscirono questi due, uno alla YSL Real Glicine, questo viola lì, appunto color glicine, e quest'altro invece alla Nymphéa Lumière, Nymphéa. Tra i due, ovviamente, questo qui è quello estivo. Questo ve lo mostro per farvi ricordare, insomma, per fare un confronto con il pezzo estivo. Questo qui, la Nymphéa, come sanno chi mi conosce, chi mi sta più vicino, Nymphéa è tra le mie note preferite, insieme alla Peonia, queste note acquatiche. Questo profumo è stupendo, da mattina, da sera, da sempre, soprattutto di giorno, secondo me, giorno e pomeriggio, è meraviglioso. Qua proprio il fiore di loto si sente tantissimo, la Nymphéa, note acquatiche, fruttate, buono, buono, buono. Estate pura, questo qui, stupendo. Non si trova più, ahimè. Altri profumi, e siamo più o meno agli ultimi di Avon che non si trovano più, sono... Allora, adesso possiamo passare ai flanker. No, passiamo a questo qui, profumo proprio della mia estate, già dall'anno scorso, ma anche di questa. Il Rare Orchid, è un po' diverso come pack dagli altri Rare Pearls, Rare Onyx. Questo qui è in edizione limitata, credo dell'estate 2018. Anche questo l'ho rivalutato anni dopo, tipo un paio d'anni fa. Ed è stupendo, avevo anche quello da borsetta che ho terminato, poi lo vedrete nei prodotti terminati, è buonissimo questo qui, per me sa di sera ed estate, di sera ed estate anche da giorno, però di sera è di un'eleganza e una raffinatezza questo profumo Rare Orchid, stupendo, quindi a base di orchidea sicuramente, che io non amo generalmente, però qua misto a qualche fiore particolare, qualche altra nota che probabilmente sarà, quale sarà? Mamma mia, che raffinatezza! Non saprei qual è un profumo stupendo, davvero buonissimo questo qui. Poi, sempre introvabili di Avon, credo che possiamo passare ai vari flanker. Partiamo dall'Encanto, che è un profumo che Avon non produce più, per fortuna, così non ne compro più perché è tra i miei preferiti. Allora, il mio preferito proprio in assoluto, e soprattutto per l'estate, era questo qui, Alluring. Vedete quanto ne ho utilizzato? Cioè, è quasi finito. Questo quasi lo uso quest'estate e finisce. Come ho detto più volte, mi ricorda tantissimo, non come note, perché è completamente diverso, ma come sensazione di pulito, di caldo, di sera d'estate, biscottata dopo la doccia. Pelle biscottata dopo la doccia, non si spruzza questo anche tra le lenzuola ed è la fine del mondo. Un po' le sensazioni che mi evoca questo qua di Yves Rocher, famosissimo Monoi de Tahiti. Questo qua è quello che non si trova più, non è il nuovo, questo è Eau de Vanille.
L'altro era un'altra cosa, è uscito 2 o 3 anni fa, però poi ne parliamo di questo. E questo qui appunto è l'Yuring, buonissimo, a base di pesca e di iris. Erano solamente 2 note, credo, o 3, molto semplice, ma per me è fantastico. Infatti ho anche l'acqua profumata e l'olio corpo che sto utilizzando molto in questo periodo. Di Alluring ho tutto perché veramente era il mio incanto preferito in assoluto. Purtroppo non si trova più, ma per fortuna ho acquistato già il backup di questo. Ho già quello di scorta da spacchettare e da mettere lì. Probabilmente quando tutti gli altri incanto saranno terminati. Buonissimo questo qui, veramente la fine del mondo per me. Poi passiamo agli altri profumi di Avon che io colleziono, di cui colleziono tutti i flanker. Vabbè, qua vi mostro l'Incandescence e quello classico, che sì, d'estate io lo utilizzavo nel 2012, ad esempio, solo questo qui, in estate è buonissimo. Incandescente, proprio questa forma a palla che richiama anche un po' il sole, appunto, qui sotto. Ok, questo è il classico, però d'estate pura mi sanno tantissimo queste due meraviglie uscite, credo sia sì, estate 2021, 22. E sto parlando rispettivamente sempre stesso pack ma colori diversi, guardate che belli, i miei Incandescence. Sto parlando del Soleil, appunto, buonissimo, molto molto estivo. E poi del Enjoy, anche questo qui fantastico. Tutte e due, non saprei chi più dei due mi ricorda l'estate. Magari questo è più da giorno, questo è più da sera o viceversa, in base a quello che uno si sente di fare. Forse tra i due un pizzico pizzico di più preferisco questo, ma dipende dai momenti, dal momento della giornata appunto. Sono entrambi fantastici questi qua. Quindi Soleil, Incandescence Soleil e Incandescence Enjoy. Provo a lanciarli se non rirompo, non cade su un altro vetro. Aiuto. Lancio, ecco, ok, a posto. Tra un po' lo spacco. E volevo farvi vedere anche l'ultimo che ho ordinato, l'avete visto nel mio haul Avon di qualche settimana fa. E questo qui, il Summer Glow, che dovrebbe essere quello proprio tipicamente estivo anche dal colore, però sono gli altri due che vi ho appena mostrato che mi danno più senso d'estate. Questo molto buono, molto leggero, richiama tanto per me, non nelle note, nelle sensazioni, perché le note alcune sono comuni, ma non sono identici come profumi, richiama molto per me l'acqua di gioia di Giorgio Armani, questo qui. Anche il colore è molto simile e la sensazione di freschezza è quella lì. Questo è molto buono, però per me estate pura sono gli altri due. Questo qua lo posso utilizzare sempre, primavera, autunno, magari in inverno no, però è molto molto buono anche questo. Lo lancio, vediamo un po' che fine fa. Poi passiamo di Avon al Lac Limitless, che sarebbe un flanker del Lac, ormai la nuova mia new entry nei profumi da collezionare di Avon, visto che Encanto è andato via, passiamo questo qui. Passiamo appunto al Lac. Scusate, piccola parentesi di Encanto. Volevo dire che dopo che mi terminerà, o comunque anche se ho il backup, dopo che finisce Alluring, se voglio alternarlo, sempre sensazione estiva d'estate mi dà Inspiring, che è uscito poco dopo di quello. Vedete, i colori sono un po' diversi, ve l'ho già mostrato questo paragone in qualche video fa dei profumi. Questo qui è Alluring, questo qui è Inspiring. Sono pressoché simili, sempre come sensazione, molto estate, molto dolce, ma un dolce molto aromatico, buonissimo. E anche di questo ho lo spray corpo da portare in borsetta. Quindi, una volta terminato quello, potrei insomma alternarlo con questo qui, utilizzare questo. Se mi finirà anche il backup, intendo, perché prima o poi finirà anche quello. Quindi, come scorta, potrei considerare anche questo. Dicevo, il Lac Limitless, questo anche buonissimo, molto simile, non come profumo, ma sempre come sensazioni, perché note acquatiche ce le ha come questo, però questo qua è proprio fiori di loto, ninfea pura, questo invece ha altri fiori in mezzo, oltre alle note acquatiche. È buonissimo, persistentissimo come il Lac classico, di un'eleganza assoluta e io vendo tantissimo a sempre la stessa cliente, quello da uomo, che però non ho qui. Credo di avervi mostrato nei profumi da uomo nel mese di marzo, nel periodo della festa del papà. Comunque questo qui è quello da donna ed è stupendo, fantastico. Di questi profumi, di alcuni già vi ho parlato in altri video, quindi è inutile che sto qui ad elencare. Basta scendere nel nostro canale i video passati e le note le ritrovate in quei video qua, in quei video là, di questi profumi.
Quindi dopo il LAC credo con Avon di aver finito. No, perché abbiamo, passiamo appunto ai profumi miei fissi, altro mio profumo che colleziono in Avon, di cui prendo tutti i flanker, è l'Attraction classico. Questo invece è l'Attraction Rush, uscito credo nel 2016 o 2017, a base di fragolina, questa qui, questo profumo. Buonissimo, molto caldo, come evoca il colore del liquido, buonissimo questo profumo. Anche quello da Woman era buonissimo, ne ho venduti un po' all'epoca. Questo qui, l'Attraction Rush, è proprio profumo d'estate, soprattutto da sera, ma anche da giorno, per lasciare il segno. Infatti questo qui lo voglio riprendere, l'ho utilizzato parecchio all'epoca, ma lo voglio riprendere subito e sfruttarmelo come si deve, perché è buonissimo questo profumo. E poi passiamo al flanker del Faraway, famosissimo Faraway, in questo caso è l'Endless Sun, che è uscito la scorsa estate. Anche questo colore estivo, profumazione fantastica, non stucchevole come il Faraway classico, ma molto molto più buono, fresco. Non è tra i miei preferiti dei vari flanker, sapete il mio preferito è sia la Splendoria, con quella nota di oud che ho apprezzato molto nel periodo invernale di Natale, e anche il mio preferito in assoluto è il Beyond, quello marrone, che sa molto di argan, molto dolce. Anche quello lo considero estivo, però ho preso in considerazione questo qui, perché ho deciso che io più o meno ogni mese andrò nel mio magazzino, dove ho tutti l'esposizione, dove ho tutti i Faraway, tutti gli Attraction, tutti gli Incandescence, e ogni mese ne prenderò uno da utilizzare, sfruttare in quel mese. In questo caso ad agosto prendo solo questo, poi per gli altri ci sarà tempo durante l'anno di utilizzarli. Che altro di Avon? Credo di aver finito. Anzi, no, c'è quest'altro che fa parte sempre di una linea di tanti profumi che uscivano con pack diverso. Questo qui è Latitude Happy, Happy Attitude. Anche questo qui con note acquatiche, fruttato. Buonissimo anche questo, molto molto fresco. Ah, mamma mia, questo qui è da giorno anche. Questo è tipo deodorante, mi richiama un pochino i deodoranti di Malizia. O quelli di Dermomed, quelli non tessuti d'oriente, no. Comunque è molto molto buono. Per chi avesse questo profumo e tutti quelli che vi ho mostrato fino ad ora, ritirateli fuori e utilizzateli. Allora, di Avon credo di aver finito. Sto andando molto velocemente, ragazzi. Siamo già a 20 minuti, ho fatto forse tre quarti di video, vabbè. Passiamo al mio profumo della vita. Per tutte le stagioni, se avessi solo questo, utilizzerei solo questo tutto l'anno e a tutte le ore della giornata, ed è il mio Plein Soleil di Yves Rocher. Questo qui è un 100 ml, vedete, lo tengo caro caro, anche se questo qui è il vecchio pack. Ora è uscito il nuovo pack, che io credo di acquistare quando termino il no buy a fine anno. Se mi arriva il buono al 50%, tipo due prodotti al 50%, io ne comprerò due. C'è Pepa qui sotto, la stavo schiacciando. Ne acquisterò due al 50%, perché è buonissimo. Questo va bene sempre per me, questo è il mio profumo. Purtroppo non lo uso tutti i giorni, perché voglio dare spazio a tutti quelli che ho. Però ecco, vorrei dare via tutti i profumi che ho per tenere solo lui, se fossi minimalista realmente, ma non lo sono ancora per il momento. Quindi ho sia questo qui da 100 ml, sia la versione da borsetta, che spesso ho portato con me in giro. Questo non so se si trova ancora in questa versione, forse sì. È stupendo, stupendo, l'ho già descritto in uno dei miei video, profumo meraviglioso. Sempre di Yves Rocher ho Tropical Tentacion. Questo qui non si trova più, almeno da un paio d'anni. L'ho preso in formato piccolino, ho fatto in tempo a prenderlo. Questo qui sa più d'estate, ancora di più rispetto a Plein Soleil. Ed è stupendo, come appunto dice il nome, tropicale, frutti tropicali, foglie di alberi tropicali, buonissimo, buonissimo. Anche questo qui è da sfruttare in estate, molto molto estivo, ottimo. Poi passiamo sempre in Yves Rocher al classicissimo, famosissimo Monoide Tahiti. Questo qui l'ho sfruttato tanto quando l'ho acquistato, parliamo veramente di forse 2016-2017, sta lì, bello, in posa, perché lo tengo come una reliquia, visto che non si trova più. Quello che si vende adesso è uguale come pack, ma ha un'altra fragranza, un pochino più leggero. Che dire, questo qui ovviamente, come vi ho già detto, è il profumo. Potrebbero venderli insieme, Nars Laguna Bronzer in crema,
Praticamente è questo profumo qua, del Monoi di Yves Rocher. Buonissimo questo profumo, che devo dire? Che devo dire le note? I fiori di Tiare lasciati macerare nell'olio di cocco creano il Monoi? Lo sapete già, penso, quindi questo qui è a base di Monoi. Buonissimo. Buonissimo. Non ho parole. Troppo troppo buono. Poi passiamo a... Poi passiamo all'alta profumeria. Passiamo al... Vorrei passare ad Erbolario. Sì, che sono diversi i profumi. No, Bottega Verde. Ho sia il Tiare di Bottega Verde. Che buono. Buonissimo. Vediamo se c'è l'altro. Sì, l'altro l'ho lasciato lì. Vabbè, no, un altro di Bottega Verde che però mi sa più di invernale, ma d'estate va bene. Comunque parliamo di profumi prettamente estivi. Insieme a questo del Tiare avevo anche quello al cocco. Che però ho dato, l'ho utilizzato qualche sera, mi hanno fatto un sacco di complimenti, quella al cocco, però non lo so, troppo dolce per me, non mi faceva impazzire. A me piacciono i profumi dolci, però troppo zuccheroso, non mi piaceva. Preferisco questo Tiare, anche se poi il Tiare migliore per me, numero uno, è quello dell'Erbolario. Non c'è niente da fare. Quindi passiamo ad Erbolario. Sì, Bottega Verde abbiamo finito, solo quello era. Erbolario, Tiare, come dico sempre. È una giornata intera al mare, torniamo dal mare con l'odore di salsedine, di creme solari prosciugate sul corpo. Ecco, questo qui è il Tiare, è il Tiare di Erbolario. Buonissimo, buonissimo. Proprio mentre l'annuso mi sembra di tornare sulla passerella del mare, dal mare verso la casa, il paesino, il campeggio, quello che è. Questo qui è il profumo migliore. Secondo me per l'estate. La scorsa estate l'ho divorato anche 2 anni fa, ora sono a metà. Sto vedendo. Stupendo, bellissimo. Sempre di Erbolario, Regine dei Prati, sapete, è il mio preferito in assoluto, numero uno per tutto l'anno, per tutte le stagioni, anche in estate non posso non ricordarlo. È proprio a base di questo fiore Regine dei Prati. Non è prettamente da mare, anche da città, però sa di pulito, di fresco. Ecco, in estate anche questo qui è stupendo. Non è acquatico, ma è fresco e meraviglioso. Poi di Erbolario passiamo a questo bicchierino dove ho tutti questi piccoli profumini. Vabbè, escludendo la mandorla, escludendo il Dolce Elisir, io d'estate utilizzerei Altea, mi ricorda molto il rosa, Rose Musk di un po' di Montale, vagamente di Montale, però vabbè, non è prettamente estivo, quindi Altea lascerei perdere. Estate, cocco di Erbolario, molto più buono secondo me di quello di Bottega Verde, fantastico, buonissimo. Cedro di Calabria, ottimo e fantastico, anche la verbena è ottimo. Io però ho il deodorante, la verbena, uso come profumo, fantastico. In questo caso cedro di Calabria che è uscito credo 2 anni fa, è meraviglioso per l'estate, un po' agrumato, richiama un po' la verbena. E poi, come non ricordare, il fiore dell'onda. Ecco, questo qua me lo metto in borsa, visto che sto utilizzando il deodorante Roll-on per le ascelle di fiore dell'onda. Così faccio la combo e li utilizzo insieme. E ovviamente, come fiore dell'onda, c'è anche fior di salina. Fantastico, che ho terminato come deodorante e anche il profumo è fantastico. Quindi questi tre di Erbolario, i fantastici tre, tipici dell'estate. Come non ricordare anche Albero di Giada, che è tra i miei preferiti, tra i primi 3 posti, credo, in classifica, buonissimo, anche un po' autunnale, primaverile, perché no, sa proprio di tè bianco in questo caso, ma a me sa anche un po' di tè verde, però tè bianco, rosa gialla, bergamotto, giada, verbena esotica, ambra, ambra che dà quel tocco di caldo in mezzo a tutta questa freschezza, buonissimo. Buonissimo, buonissimo. Questo qui anche in estate è stupendo, fantastico. Albero di Giada. Spero di non dimenticare nulla. Di Erbolario, credo abbiamo finito. Sì, di Erbolario abbiamo finito. Possiamo passare velocemente ai profumini. Parliamo di questo qua di Shogun, che sarebbe il dupe di Mandorlo di Sicilia, di Acqua di Parma. Buonissimo, fantastico. Mi sa anche un po' di liquirizia, un po' di anice, oltre che alla man di mandorla. Fantastico, buonissimo. Acqua di Parma, Mandorlo di Sicilia, per me è estate, come anche il fico di Amalfi che io ho comprato ultimamente come regalo per un uomo che compiva 50 anni, quindi buonissimo. Ed è identico, uguale
all'olio di coda lì, che vi mostrerò sicuramente a settembre o a fine agosto quando lo utilizzerò. Anche l'estate lo utilizzerò, ma do spazio ad altro che adesso vi mostro come olio. Fico di Amalfi di Acqua di Parma è quasi identico all'olio di coda lì al fico, che spero si trovi ancora in commercio. Io l'ho comprato lo scorso anno e me lo sfrutterò adesso come si deve, come idratante e come profumo per corpo e capelli. Come oli. Perché parliamo di oli? Perché siamo a Rituals, non prettamente acquatico estivo, però vi ricordate la festa della donna? Mi sono aperta questo regalo che già possedevo, già avevo impacchettato. Rituals, questa è un'acqua, è una body mist per corpo e capelli alla rosa indiana e miele dell'Himalaya. Meraviglioso, meraviglioso, non è salino, non è acquatico, però in estate questo è fantastico. Infatti questo qui lo sfrutterò. Non troppo perché darò spazio ai profumi acquatici, però è buonissimo. E c'è anche l'olio identico dedicato. Questo qui è l'olio ricco, che ha lo stesso profumo di questo spray. Una combo perfetta. E ho anche il mini size, la crema corpo e lo spray, no, la schiuma detergente, insomma il bagno schiuma in mousse, che ho ricevuto in regalo tempo fa in una scatolina, penso, credo, comprato da Sephora. E poi vi mostro, non è estivo, parentesi, visto che vi ho mostrato l'olio ricco, vi mostro l'olio secco. Questo qui è l'olio ricco, diciamo un pochino più morbido sul corpo. Questo qui invece è l'olio secco, comodissimo, in spray. Lo stesso, Ayurveda, però qui in più rispetto a questo e al profumo, qui c'è la cannella. E io amo questo spray, soprattutto in inverno, ma non solo. E infatti ho il backup anche di questo perché vedete l'ho praticamente mangiato e per non consumare troppo questi due durante, diciamo, per tutti i giorni d'inverno avevo comprato quello di Aerospin, molto buono però più facile da reperire, ecco, quindi quello lì lo posso comprare e ricomprare. Questi qua invece credo, questo qui non si trova più, sono quasi sicura, questo forse sì, probabile. Quindi come profumi vi ho mostrato questo qui di Rituals. E adesso passiamo al Tesori d'Oriente per poi chiudere con l'alta profumeria. Tesori d'Oriente vi mostro, ce ne sono tanti, vabbè, io mi sono stoppata con gli acquisti di Tesori d'Oriente, ma forse dal 2025 vedrò di acquistarmene almeno uno al mese, così nuovo, perché ne ho 7-8 in lista, in wish list che desidero tenere e provare, anche se forse sarà nel 2026 perché volevo prima smaltire un bel po' di profumi. Lo sto facendo, ma ce ne vuole ancora un po', forse un altro anno di no buy di profumi ci vorrebbe. Comunque, torniamo a noi, ovviamente Thalassotherapy, dupe di REM, nonché di Fiore di Dell'Onda di Erbolario, molto molto simili, pressoché identici, buonissimo. Non vi consiglio l'ammorbidente di questo perché l'avevo comprato tempo fa, effettivamente sa di alga putrefatta. A me non è piaciuto, però non so se era fallato un lotto. Però il profumo invece è buonissimo, buonissimo. E poi il nuovo Karma uscito la scorsa estate, questo qui anche molto 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 fresco, molto estivo, un po' gourmand, ma fiore di nasce e legno di cedro, gourmand ma fresco, aromatico, ottimo, buonissimo. L'ho spruzzato l'altro giorno, si sentiva ancora il giorno dopo, si sa, i Tesori d'Oriente a piccolo prezzo, abbiamo 100 ml di una meraviglia che dura ore e ore sui vestiti e lascia la scia quando passiamo. Possiamo passare, credo, all'alta profumeria, spero di non aver dimenticato nulla perché come al solito faccio sempre questi misculi pasticci vari, spero di aver detto tutto. Passiamo all'alta profumeria, partiamo da una chicca storica, credo che si trovi ancora, il Jil Sander Sun. Questo qui è un profumo che richiama appunto sia come pack che come profumo le creme solari. Molto vintage, molto forte. Ho già detto più volte che a me spesso risulta stomachevole. Però in realtà utilizzato in certi contesti, magari di sera o quando il sole non è troppo forte, è comunque molto buono. Lascia il segno. Bello. Bello, devo ricordarmi di utilizzarlo quest'estate. Devo usarlo assolutamente. Jil Sander, poi passiamo ai profumi sempre un po' più che storici che forse non si trovano più purtroppo. Parlo del Manila Grace, io ne ho tre. Questo qui è qui, non riesco più a parlare. Questo qui è Low Fresh da 100 ml. Poi ho gli altri due, ho il
quello marroncino che sa di nocciolina, il mio meno preferito, da 50 ml, e poi da 30 ml ho il mio preferito in assoluto, che è Fleur Narcotique a base di chiodi di garofano, buonissimo per l'inverno, di cui già vi ho parlato. 100 ml, low fresh, che dire, stupendo. Praticamente una spremuta di mango e arancia, buonissimo, buonissimo. Purtroppo credo persisti poco sulla pelle, però questo qui almeno una mattinata, spruzzato in mattinata, poi a parte il pack stupendo, ragazzi, questo qui è un'anfora praticamente, come anche gli altri due sono stupendi, bellissimo questo bianco con i pois verde scuro, stupendo, e che dire, meraviglioso, meraviglioso. Anche questo qui l'ho usato abbastanza, devo continuare a utilizzarlo e sfruttarmelo perché è meraviglioso, buono buono buono. L'ho detto meraviglioso? No, ve lo ripeto. Che altro di alta profumeria? Ok, abbiamo acqua di Gio, di cui vi ho già accennato prima. Di Gioia, acqua di Gioia, molto buono. Non è tra i miei profumi preferiti. Questo qua di Armani, preferisco altri di Armani. Sì, fresco, diciamo che è un passepartout, va bene per tutti i gusti, per chi non è troppo esigente, nel senso di, che non cerchi note di chissà quale tipo, però. Di pro ha che è molto persistente. Non sarà un profumo introvabile, originalissimo, unico, però è molto persistente come tutti quelli di Armani. Buonissimo, acqua di gioia, però non tra i miei preferiti. Stessa cosa Daisy Dream, anzi no, al contrario, Daisy Dream di Marc Jacobs è un profumo fantastico che però dura poco. Dura poco, è stupendo, anche questo non originalissimo, questo volevo dire in comune con l'acqua di gioia. Però non dura granché, gran peccato, gran peccato. Buonissimi, però per l'estate, per poche ore si può fare. E credo di aver finito, vi mostro l'ultimo possibile. Ah, sono stata così brava, velocissima, solo 36 minuti, 80 profumi. Sì, credo di aver finito, sì. Vabbè, se dovessi ricordarmi di qualcos'altro, poi ve lo mostro. Ciliegina sulla torta, Elisab, fantastico. Questo qui è il Forever. Io possiedo, è il Girl of Now, scusate, Girl of Now Forever di Elisab. Questo qui con i petalini corallo, come anche il liquido dentro. Io possiedo il classico Girl of Now con i petalini turchesi e poi possiedo quello con i petalini dorato, Girl of Now Shine, un pochino più fresco. Sempre pistacchio, però un po' più fresco. Questo invece è completamente diverso. Tra i tre è quello che preferisco di meno, però perfetto per l'estate e anche per la primavera, per l'autunno. Però per l'estate è stupendo. Questo qui per l'estate è buono. Effettivamente lascia la scia, dura ore, si sente che si ha addosso un profumo di qualità, è buono, proprio come gradevolezza di profumazione. Bene, io ho finito con i profumi estivi, spero di essere stata scorrevole, di non avervi annoiato e volevo mostrarvi, no, ve l'ho già mostrata, cosa dico? No, ve l'ho già mostrata, sono fissata con questa palette, niente, niente, no, ve la mostro così, ve ne ho già parlato di uno short e va bene così. Basta, io vi ringrazio di avermi seguito, spero vi sia piaciuto e ditemi i vostri preferiti, ciao!